La torta perfetta te la prepara Ombretta. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti. Benvenuti qui in questo meraviglioso canale. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Come state? Come state? Oggi una torta fantastica. Saluti, saluti. La torta Ombretta. Perché la torta Ombretta? Perché è la mia torta preferita. La torta di tutti i miei compleanni. Una torta gelato purissima, però con l'upgrade furbizia. Infatti la torta perfetta ve la preparo Ombretta furbetta. E allora andiamo di là e andiamo a vedere come si prepara una torta gelato furba furba in 5 minuti. La torta più buona che avrete mai assaggiato. Ed ecco gli ingredienti per la nostra buonissima torta gelato furbissima. È buonissima, ragazzi. Allora, ci occorreranno 2 vaschette di gelato. Noi abbiamo scelto le gelatelli della Lidl, che sono buonissime. Il caffè e il cioccolato fondente sono una roba spettacolare. E io mi sto mangiando un gelato. Bravo! E costano 2,29 euro. Poi 2 confezioni, non 2 gelati, ma 2 confezioni di gelatini biscotto. Questi qui bianchi, da non confondere con quelli tregusto. E i gelatini biscotto sono 2 confezioni, ogni confezione 1,79 euro. Quindi a questo punto siamo a poco più di 10 euro come ingredienti, più 20-25 grammi di burro. Per la decorazione, del tutto facoltativo, delle ciliegie candite e della panna spray, ma potete naturalmente usare della panna fresca. Io vi sto facendo vedere il modo più furbo di fare una torta per quelli proprio negati a cucinare. Sì, in modo più veloce, vabbè. Anche una serie di cose. Cominciamo subito. Come prima cosa dobbiamo tagliare in 4 i nostri biscottini. È così. Voilà. Facciamolo con tutti. Io ne ho preparati per adesso 8. Questa è un'operazione che dovete fare con molta molta velocità, perché se no cosa succede al gelato? Si scioglie! Brava! Preparate una teglia foderata di carta forno e ponete tutti gli esterni dei biscottini, quindi questa parte dell'angolo ben tagliato, verso fuori. Oh, ma che disdetta, ne è avanzato uno. Che cosa facciamo di questi? Mangiamolo. A questo punto facciamo sciogliere il burro al microonde e prendiamo 4 gelatini. Separiamo la parte gelato dalla parte biscotto. Pericolosi, fare questa torta sarà una tortura, vi mangereste qualunque cosa, ma va bene. Il gelato va in freezer, il biscotto dobbiamo lavorarlo. A questo punto, con una forchetta, cerchiamo di rompere il più possibile i biscottini, sfrantumiamoli tutti. Fatta una bella poltiglietta del nostro biscotto gelato, versiamo i 20 grammi di burro e amalgamiamo ben bene. Fatto questo panettino, riprendiamo la nostra torta. Ovviamente tra un passaggio e l'altro mettetela in freezer, versate dentro questo impasto e, aiutandoci con della carta forno, pigiamolo ben bene. Deve venire uno strato super sottile. Fatto il leggero strato sottile di biscotto e burro, mettiamola velocemente in freezer, sempre nella stessa ciotola, adesso verso il gelato, che ho fatto leggermente sciogliere, non tantissimo, appena appena. Lo lavoro per farlo diventare una cremina, non troppo, se no si scioglie e perde la consistenza buona. E lo versiamo al centro della torta con la spatola, presso ben bene, e lo faccio andare
a riempire il giro. Ma questa ricetta, ah, è bellissima! Perché rimangono gli avanzi di gelato, quindi. Ok, si va in freezer di nuovo. È giunto il momento del gelato al cioccolato, quindi bastano due vaschette. Tieni, Ga. Oh, grazie. Questa è la parte di Gabriele. Bastano due vaschette per una tortona, eh. Quanti ci possono mangiare con questa torta? In 8-10. E versiamo sulla torta. Tieni un attimo, non lo mangiare. No, assolutamente. Non lo farei mai. Lo sto mangiando, ragazzi, lo sto mangiando. Non lo mangiare, che mi serve! Questo va in forno per quanti minuti? Voilà! In freezer per almeno 2 ore. Con una forchetta create delle belle onde sul vostro gelato, così. Brava! E fate in modo che la superficie sia tutta ben decorata. Possono essere onde o anche zigzag? Zigzag, anzi, quello che vi pare. Quindi è giunto il momento della decorazione. Panna spray. Per rimpinguare la panna spray basta soltanto poggiarsi sopra il ricciolo e continuare a premere. Voilà! Su questo che è un pochettino triste. Perfetto. Aspetta, prendiamo. Aspetta! Prendiamo. Qui è una lotta, ragazzi. No! Un uomo vergognoso. Prendiamo le nostre ciliegie candite. Possiamo una ciliegia. No. Ma è bellissima, ma sembra una torta veramente acquistata in un bar. È vero. Ed eccola qui la nostra bella torta, bella e sformata. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Ora ditemi se non sembra comprata in gelateria. Adesso vi faccio le foto e poi ce la mangiamo a fette. Bene, avete visto com'è semplice fare questa torta? La potete fare veramente di mille gusti, il vostro gusto preferito, dalla vostra marca di gelato preferito. È veramente semplice, se non lo sapete fare, non lo so, non c'è niente di più semplice. E allora assemblate gli ingredienti e aspettate i complimenti, perché questo succederà a tutti i commensali, vi faranno grandi complimenti. Questo un po' succederà. Per l'idea, un po' per il sapore, che è fantastico. Scegliete voi come deve essere composta la vostra torta ombretta furbetta e dopodiché postatemela magari sulla pagina Facebook. Vi aspettiamo tantissimi sulla pagina Facebook, vi lasciamo il link qui giù in descrizione, veniteci a trovare per trovare 3 ricette al giorno per rendere più gustosa la vostra giornata. Ora basta parlare, mi raccomando, col prossimo video in uscita il fai palline gelato. Non è vero, però andateci a cercare su Facebook e su Instagram, ci trovate come Arte per Te. Noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao!